Va bene, allora intanto buona serata a tutti. Bene, siamo arrivati a questo quinto incontro. I primi quattro sono stati ricchi di informazioni di tutti i generi e di approfondimenti e di riflessioni con sicuramente la necessità di riprendere un po' i punti come nella chat settimana scorsa Donatella aveva scritto che valeva la pena fare ulteriori approfondimenti. Credo che anche questo ultimo incontro sarà ricco di indicazioni, proprio perché si stava già anche un po' entrando nel merito. Abbiamo due grossi argomenti. Chiaramente il primo è la partecipazione dei diretti interessati, la partecipazione dei comitati, la necessità che ci siano, che siano organizzati, che facciano parte anche proprio delle charities, che facciano parte delle strutture dove le persone vengono ricoverate, assistite, piuttosto che chiaramente anche del territorio, perché noi quello che auspichiamo è che ci sia di nuovo, oserei dire, no? Che comunque si ripensi ad un'organizzazione dei servizi nel territorio, pensando alle case della salute, della comunità, agli ospedali di comunità, pensando proprio ai diversi servizi integrati che devono essere presenti nel territorio, per cui la necessità che i comitati dei familiari, i comitati di partecipazione ci siano, che sappiano essere organizzati, sappiano essere presenti e che ci sia anche un riconoscimento attraverso dei regolamenti, una carta dei diritti all'interno delle strutture, per cui questo è un argomento importantissimo. E dall'altra, no, quello che chiediamo poi a Domenico Sgromo come coordinatore di una struttura, di un CRAVE, Sì, come viene in Emilia-Romagna definita il centro residenziale, com'è che è centro residenziale, assistenziale, e ad Anna Nocentini, che spero adesso di poter recuperare, cioè, vogliamo anche proprio capire quali possono essere dei requisiti, dei criteri, dei nuovi presupposti per poter far sì che queste strutture siano diverse dalle attuali per la maggior parte delle situazioni, perché chiaramente sappiamo che poi ci sono sia nel pubblico, per quel poco che c'è nel pubblico, sia nel privato accreditato, sia nel privato, ci possono anche essere situazioni dove il lavoro di equipe, la presa in carico sanitaria risponde ai bisogni di chi è lì ricoverato, no? Però nella maggior parte delle situazioni no, e l'abbiamo declinato in più riprese, in più volte, no? Non solo adesso per il discorso delle riaperture, non solo per il discorso della pandemia, ma proprio per quello che in queste strutture è mancato in tutti questi anni e che ha portato quindi di conseguenza alla grave situazione in cui ci troviamo oggi. Per cui la domanda, il quesito è poi come possiamo riprogettare, ripensare a dei modelli di strutture sanitarie che rispondano proprio a dei bisogni sanitari e non solo, chiaramente, anche dei bisogni di vita per le persone che comunque hanno necessità di essere ricoverate, hanno necessità di essere seguite per la difficile condizione clinica e anche proprio di relazione che possono vivere data la condizione patologica. Allora, io detto questo, e mi fermo, darei la parola ad Antonio Burattini come presidente del Comitato Anchise, chiedendo in particolare proprio di rispondere in primis sul tema proprio dei comitati di partecipazione, magari presentando anche un po' come si è organizzato Anchise, come è nato, anche proprio, no, per conoscere la storia e come sta proponendosi di
di continuare. E chiaramente anche qualche riflessione sulle strutture, poi passerò la parola a Domenico Sgromo. Grazie, Antonio, vai. Grazie Laura. Mi Grazie sentite? a te. Sì, ti sentiamo bene. Ok, perfetto. Grazie, buonasera a tutti, un saluto a tutti e un grazie soprattutto a Laura che ha messo la pazienza di organizzare tutte queste serate, diciamo, questi pomeriggi estivi e anche ad Antonio che ha la pazienza di mandare in onda tutte queste cose. Sì, diciamo, io sono il presidente di Anchise, noi siamo nati a novembre, da un'idea di due persone di Roma, una signora e un sindacalista. Da lì è uscito fuori, si è messo in collegamento con altre persone, si sono cercate, molte fuoriuscite da un'altra associazione, che non ritenevano più di stare dentro questa associazione per vari motivi. E ci siamo trovati, diciamo, il problema iniziale è stato quello delle visite nelle strutture, perché non si riusciva più a vedere questi nostri parenti, questi nostri genitori. Quindi abbiamo organizzato una manifestazione a Roma il 13 di novembre sotto il Ministero. Eravamo 15-20 persone insieme al sindacato e diversi familiari, qualcuno proveniente anche dal Veneto, da Milano, dal Trentino. E così siamo nati, diciamo, spontaneamente, e da lì abbiamo deciso di formare questo comitato e ufficialmente siamo nati a fine dicembre con tutta la burocrazia che c'è. Però diciamo sin da subito, sin dal 13, ci siamo presentati al Ministero con un nostro documento, con delle linee guida su come pensavamo di rientrare nelle strutture, su come pensavamo di ristrutturare le RSA, su che cosa bisognava fare per queste strutture, per gli anziani, per i disabili in genere. Poi da lì abbiamo scritto il 6 gennaio una lettera al Presidente della Repubblica, però questa volta l'abbiamo scritta con altri comitati. Piano piano ci siamo resi conto che da soli eravamo piccoli, non potevamo andare ad affrontare una questione così grande. Allora la necessità è stata contattare altre associazioni e comitati e sulla nostra strada abbiamo incontrato Medicina Democratica, abbiamo incontrato Libro Verde, Fondazione Promozione di Torino, e poi abbiamo incontrato Diana e tante altre associazioni e comitato, il Comitato Civico di Cori. Ecco, da lì abbiamo scritto questa prima lettera al Presidente della Repubblica e da lì siamo andati avanti perché è nostra ferma convinzione che solo con un associazionismo, un mettersi insieme, un essere tanti, si può riuscire ad ottenere qualcosa. Da soli non si va da nessuna parte. È come quando io da solo lottavo dentro la struttura dove stava mia madre per ottenere qualcosa. Ero uno e contavo uno. Oggi, a distanza di 6-7 mesi, 8 mesi siamo riusciti a fare anche addirittura una manifestazione nazionale a Bologna, avere un coordinamento addirittura a fare. Questa è stata la cosa più positiva di tutte. Credo che questa sia la strada per andare avanti. Però, diciamo, voglio fare anche tornare un attimo indietro. Noi siamo nati insieme a un'organizzazione sindacale che è la CUB Sanità, che stava a Roma. Ci ha aiutato a organizzare la prima manifestazione, ma soprattutto perché vediamo nella collaborazione tra i comitati e le associazioni, le organizzazioni sindacali, naturalmente quelle che vogliono partecipare, che ci deve essere collaborazione perché insieme difendiamo la stessa cosa, nel senso che noi difendiamo la tutela dei nostri parenti tramite il personale che ci lavora. Il sindacato deve difendere il personale che lavora, gli operatori sanitari, sotto l'aspetto contrattuale. Non si devono mischiare le cose come qualcuno pensa.
mettere insieme? No, sono due percorsi diversi, ognuno per il suo ruolo deve difendere qualcosa, ma siamo fermamente convinti che insieme a tutti gli operatori sanitari e a quelle strutture che vogliono collaborare, possiamo migliorare questa situazione dentro le RSA, dentro le CRAO, o come si chiamano, le RSD, ma anche portare avanti altri discorsi, come poi abbiamo scritto nel nostro documento del 14 aprile, la medicina territoriale, nuove strutture, le cure domiciliari, gli ospedali di quartiere, tutte quelle cose che per la sanità vanno incontro al cittadino e soprattutto alle persone con difficoltà, anziani, disabili, anche giovani, perché poi non dobbiamo dimenticare che ci sono anche tanti giovani disabili abbandonati da questo paese, perché poi si trovano le famiglie da sole a lottare contro queste strutture mastodontiche e strutture che a volte sono anche pubbliche, perché in questa fase di pandemia abbiamo scoperto che la sanità italiana, che tutti dicono che è una sanità a 5 stelle, in realtà quando si va sul territorio è gestita dalle ASL, dalle AST o da come si chiamano in giro per l'Italia, con nomi diversi, ma tutte non tutelano il cittadino, tutte non danno i diritti che i cittadini hanno, perché in Italia ci sono tante leggi che prevedono che un cittadino venga curato dalla sanità pubblica, ma a volte questo non avviene. Ci troviamo di fronte direttori generali delle ASL che sono contrari ai cittadini nel aiutarli ad ottenere dei servizi. Questo è uno dei nostri obiettivi che credo come coordinamento dovremmo anche iniziare a prendere in carico per portarlo avanti. E altre cose da dire, diciamo Bologna è stata una bellissima iniziativa, ha fatto nascere questo coordinamento nazionale e credo che adesso la seconda parte che dovremmo fare è quella di cercare altre associazioni, altri comitati che aderiscano a questo coordinamento per diventare sempre più grande e sempre più incisivo, perché ripeto, dobbiamo essere tanti, più siamo meglio è. Così funziona in questo paese. Tutte le associazioni, tutte le categorie si mettono insieme per contare di più e noi dobbiamo farlo, perché comunque gli anziani e le persone disabili non si difendono da sole, non possono difendersi. Quindi credo che noi lo dovremmo fare e soprattutto tutti i parenti che sono dentro queste strutture, come già diceva Laura, dovrebbero prendere coscienza e rendersi conto che se non partecipano non si ottiene mai nulla. Ripeto, quello che dicevamo prima è emblematico sulle visite dentro queste strutture. Oggi ancora si tende a non far entrare i parenti dentro le strutture. Solo qualcuno più virtuose lo fanno, ma altre tentano a non far entrare o a far entrare il meno possibile. Con varie motivazioni. Questo, diciamo, è uno dei nostri obiettivi preminenti. Diciamo che poi nel nostro comitato ne abbiamo anche altri, oltre quello di avere un rapporto insieme a tutti gli operatori sanitari, che ripeto, noi fino a prova contraria, che non dimostrano che sono persone che fanno del male alle persone, per noi sono delle persone eccezionali, perché stanno con i nostri parenti più di 20 ore al giorno, 22, 23, 24, perché noi ormai non ci siamo quasi più dentro, quindi sono loro che li curano, che li guardano, che ce li coccolano, per cui per noi sono persone eccezionali. Però ce n'è qualcuno come al solito che purtroppo in tutti i campi ci sono quelli che per cattiva abitudine si comportano male. Però non è questo che noi vogliamo fare. Noi vogliamo stare vicini ai lavoratori, perché meglio stanno loro, meglio trattano i nostri parenti. Quindi se hanno un contratto, diciamo, stabile, se hanno dei riconoscimenti stabili, loro lavorano meglio e noi siamo più tranquilli.
Perché il sindacato? Il sindacato per questo motivo. Poi si è unito anche all'USB, perché comunque il Libro Verde è un comitato dove ci sono parenti e sindacato allo stesso modo nostro. Quindi anche USB adesso è venuto con noi da molto tempo e partecipa a queste iniziative. E io non vedo un grosso problema, quello che è la partecipazione delle organizzazioni sindacali a questo coordinamento, alle nostre iniziative. Secondo me dobbiamo insieme cercare di ottenere il più possibile, di far funzionare meglio possibile queste strutture, perché c'è la possibilità di farle funzionare bene. Molto probabilmente, secondo me, una delle carenze che c'è stata in queste strutture e che c'è tuttora sono i controlli da parte delle istituzioni che dovrebbero farlo. La cosiddetta qualità. Non c'è qualità all'interno di queste strutture, non ci sono controlli veri da parte delle aziende sanitarie. Nel Lazio, per esempio, per fare un controllo, le aziende sanitarie devono avvisare il giorno prima che entrano in queste strutture e vanno a fare un controllo. Non può funzionare così. Noi abbiamo detto come Anchise e poi come coordinamento che vogliamo essere partecipi di quello che succede dentro le strutture. Vogliamo verificare quello che succede dentro le strutture, come funzionano, quanto personale c'è, perché in questo momento, proprio perché non siamo dentro, abbiamo grosse perplessità se il personale è in numero sufficiente ed adeguato a fare e ad accudire le persone che stanno lì dentro, perché poi l'altro grosso argomento da affrontare è la parola ospiti. Oggi in queste strutture queste persone sono considerate ospiti, mentre invece secondo noi sono persone che sono da considerarsi degenti, malati, perché quando una persona ha bisogno di un'assistenza medica H24, che sia di un infermiere, che sia di un medico, è una persona malata, non è più un ospite. Gli ospiti sono quelli che stanno in albergo, come dico io. Se potevano stare da soli, stavano nella propria casa, stavano con i propri familiari. Quindi se si arriva a ricoverare una persona dentro una struttura come un RSA, un CRA o un RSD, è perché ha dei problemi forti, quindi va rivisto tutto questo sistema. Anche le cure domiciliari, come molti stanno dicendo che dobbiamo passare, io credo che si può fare, per carità, è bello tenere il proprio parente a casa, ma ci vogliono molte condizioni perché questo avvenga. Quindi credo che queste RSA, queste RSD debbano continuare ad esistere, ma dobbiamo migliorare quello che è il sistema di funzionamento di queste strutture. Non possono più andare avanti in questo modo. Un'ultima cosa che volevo dire riguarda le strutture dove sono avvenuti i decessi, i morti. Come molti che appartengono al nostro comitato non hanno più il proprio parente nelle strutture, perché da novembre, da febbraio dell'altro anno, a molti l'hanno perso il proprio parente, però sono iscritti col nostro comitato, fanno parte anche del coordinamento, stanno dentro perché vogliono che queste cose non accadano più. E noi sinceramente tutte queste archiviazioni che la magistratura sta facendo e questa legge che è stata fatta sulla non punibilità delle persone che hanno causato queste pandemie, non è che la vediamo troppo di buon occhio. A noi non piace, soprattutto perché riteniamo che chi gestisce queste strutture, ma non il personale, noi parliamo dei dirigenti, delle proprietà che gestiscono, delle società che gestiscono queste strutture, sicuramente hanno delle grossissime responsabilità
perché non aver fornito IDP, non aver fornito al personale il materiale necessario, non averlo formato, non averlo aggiornato, è un atto gravissimo. Quindi che oggi si può fare un colpo di spugna su tutto quello che è successo, questo sinceramente noi non lo accettiamo molto. Per cui credo che andremo avanti con queste nostre denunce che abbiamo fatto e cercheremo in tutti i modi di far uscire fuori questa verità da chi ha sbagliato. Noi non vogliamo fare di tutto un erbo un fascio, per carità, solo chi ha sbagliato. Però chi ha sbagliato credo che, come in tutti i paesi civili, deve pagare, perché altrimenti diventa solo un fatto economico che difende queste persone e basta. E credo che ho finito, Laura. Un'ultima cosa, un ultimo appello, io lo faccio a tutti quelli del comitato che comunque ci dobbiamo sempre dar da fare per cercare altre associazioni, altri comitati, altre persone che entrino nei nostri gruppi, ripeto, perché in 7 mesi siamo cresciuti tantissimo, ma secondo me dobbiamo crescere ancora di più, perché solo così potremmo ottenere i nostri risultati, quelli che ci siamo prefissi in quel documento del 14 aprile che abbiamo scritto tutti insieme e credo che sia la base di partenza di questo coordinamento molto bello che sta uscendo fuori. Grazie Antonio, grazie davvero per il tuo impegno e per tutte le tue riflessioni importantissime. È importantissimo anche proprio questo invito a mantenere e a crescere insieme come comitati di partecipazione, perché effettivamente in questo momento si sente tantissimo da parte di tutti la sofferenza, si sente tutto quello che è stato vissuto nel corso di quest'anno e che non è finito, perché appunto ancora oggi ci sono aperte molte situazioni e questo va tenuto in grande considerazione. Però è chiaro che dobbiamo anche fare proprio un salto grosso tutti insieme, no? Per essere in grado effettivamente, d'accordo alla partecipazione, d'accordo il denunciare, però dobbiamo essere proprio anche in grado tutti insieme di poter costruire qualcosa di diverso. È questo che diventa il macro obiettivo, che non sarà quello più immediato, ma è proprio l'impegno che ci siamo presi. Non ho dimenticato prima, scusami Elena, di nominarti, no? Ma perché avevo dato priorità ai primi contenuti, però ecco, Elena Brugnone, presidente dell'Associazione Umana di Perugia, porterà anche proprio alla fine, come ultima relatrice, l'esperienza e quello che in regione Umbria stanno portando avanti proprio per le cure territoriali, le cure domiciliari delle persone non autosufficienti. Adesso darei la parola a Domenico Sgromo, ringraziandolo ancora tantissimo della sua presenza e ritengo importantissima anche proprio la sua presenza, perché è la voce di chi vive all'interno, no, di strutture che appunto sono state in questo ultimo periodo in particolare, ma da sempre direi, in prima linea ad affrontare un po' tutte le situazioni di cura, di affetto, di relazione, di solidarietà con gli assistiti e con i familiari, e con un occhio anche proprio molto attento a quello che deve essere una cura di tipo globale, no? Quello che vorremmo cercare proprio di modificare all'interno di molte strutture, che non ci si limiti all'assistenza con le mille difficoltà che ci sono, ma che si possa anche proprio costruire all'interno di queste strutture delle equip terapeutiche che possano seguire le persone e i loro familiari in diversi modi, proprio perché poi questo diventi, no, un'integrazione, no, tra la parte dei familiari, come diceva Antonio, anche proprio della presenza, della partecipazione, e la parte degli operatori e chiaramente
pazienti che sono al loro interno. Ecco, per cui chiederei a lui la sua riflessione e le sue indicazioni, data l'esperienza che ha proprio all'interno di una CRA, o forse più, adesso io non so, magari si presenta lei che così, non dico castramate. Bene, intanto sono emozionato di essere qui. Sentiamo un po' lontano. Sì, scusa, meglio? Sì. Grazie. Perché mi hanno un po' fastidio le cuffie, ma le uso lo stesso. Dicevo, sono emozionato di essere con voi perché comunque è un contenitore insolito, no? Nel senso che siamo sempre abituati a confrontarci in maniera un po' diversa, no? Magari con le aziende ASL in contesti molto formali, in contesti molto no? di contenuti che a volte uno si dice vabbè anche no, potevamo mettercene di meno, va bene lo stesso. E quindi è un'emozione strana poter parlare con persone competenti, con persone sul campo in un contesto più, più libero, ok? Io mi ritengo una persona fortunata perché ho avuto la possibilità durante la mia carriera breve di incontrare delle persone che mi hanno insegnato tantissime cose, e queste persone che mi hanno insegnato tantissime cose non sono professionisti, ma sono familiari di persone che ho aiutato ad accompagnare alla morte. Io per circa 6 anni ho lavorato come psicologo in un hospice e questa è stata una delle esperienze più, come si può dire, massicce, più formative della mia vita, no? Perché quando ti confronti con le persone che stanno perdendo qualcuno, con le persone che stanno perdendo il proprio corpo, con le persone che stanno perdendo la propria vita, impari che niente è più importante di quello che ti sta succedendo in quel momento lì. Ok? E questo lo ritengo un elemento di fortuna perché mi ha permesso di arrivare ad avere questa funzione di coordinamento di una struttura complessa con un occhio non tipico del servizio, con l'occhio dell'utente, con l'occhio dell'utenza, con l'occhio dell'operatore, con l'occhio di una persona che mette al primo posto la relazione con gli altri, la relazione con le persone con cui si trova tutti i giorni a interagire. Vi dico brevemente, in questa struttura dove sto lavorando da giugno del 2019, appunto all'inizio del 2019 il coordinatore si era dimesso, i due coordinatori, ce n'erano due, si erano dimessi perché questo posto qui era il Bronx, definito il Bronx dell'azienda, era una struttura dove effettivamente c'erano molti problemi, tante situazioni problematiche di relazioni con le famiglie, di relazioni anche sanitarie con gli anziani, di relazioni con le strutture sanitarie. E mi ricordo quel giorno quando la direttrice generale mi disse: guarda, io ho sentito 13 coordinatori, nessuno vuole venire lì, te la senti? Io ho detto: guarda, prendimi per pazzo, io ci provo, però dico io come voglio fare, non me lo dici tu, nel senso che io mi impegno a studiare tutto quello che non so, però tu mi dai la possibilità di ristrutturare le relazioni all'interno del personale. E lei mi disse: va bene, se te la senti ti do questa possibilità, ti do la possibilità di sbagliare. E fu così che mi trovai in questa struttura qui con un gruppo di coordinamento, un RAS, che in Emilia Romagna il RAS è responsabile delle attività sanitarie, quindi è un infermiere che si occupa di coordinamento infermieristico, e 4 RA in Emilia Romagna. Le RA sono le responsabili delle attività assistenziali dei nuclei, ok? E le prime cose che io feci furono lavorare con loro 5 in maniera tale da creare un gruppo che la pensasse, che avesse dei pensieri comuni, ok? Questo, come dire, perché avevo in mente quella che era la definizione ufficiale di casa residenza anziani, che condivido con voi perché secondo me è da lì che dobbiamo partire,
ed è da lì che tante volte ci allontaniamo. Ci sono tre parole, no? In questa definizione, casa, residenza e anziani, che messe insieme sono esplosive. Perché noi gestiamo una residenza sanitaria, chiamiamola così, la chiamiamo casa degli anziani, ok? E ci sono gli anziani che non sempre se la sentono casa, perché a casa loro non farebbero, non vivrebbero alcune situazioni che qui vivono. Ad esempio, scegliamo noi gli orari dei pasti, scegliamo noi gli orari delle attività di animazione, se vogliamo, no? Quindi in realtà è un contesto organizzato che dovrebbe fungere da casa, quindi da senso di sicurezza per le persone che lì ci abitano, insieme a un gruppo di persone che teoricamente hanno una formazione specifica a livello multidisciplinare, quindi operatori, sociosanitari, infermieri, medici e animatrici o animatori, e poi ci sono gli psicologi e ci sono i funzionari amministrativi, no? Tutto questo però deve funzionare bene proprio come funzionerebbe a casa, no? Quindi dobbiamo cercare di impattare il meno possibile sul benessere delle persone, cercando però di erogare tutti i servizi che, come diceva giustamente Antonio, queste persone richiedono. Se non avessero difficoltà sanitarie, starebbero volentieri a casa. Se non avessero difficoltà sociali, anziani che sono soli, starebbero volentieri a casa. Se non avessero difficoltà nella rete familiare, tali per cui non c'è nessuno che può occuparsi di loro, starebbero a casa. Allora noi dobbiamo necessariamente rispondere a questo tipo di bisogno. Un bisogno di un sostituto sociale, di un sostituto simbolico di quella che è una relazione piacevole, di quella che è una relazione soddisfacente, di quella che è una relazione di cura nel senso più umano possibile del termine. Per fare questo però ci rendiamo conto che bisogna modificare un sacco di cose. Io le chiamo do bisogna, dobbiamo modificare le attitudini, no? Le attitudini delle persone che lavorano nelle case residenze anziani, le attitudini delle istituzioni che si occupano di costruire le case di residenza anziana. Uno degli elementi che secondo me è cruciale in questa roba qui è l'attitudine al benessere. Okay? Ce l'hanno detto in tutte le lingue del mondo, in tutti i modi possibili e immaginabili, che il benessere è una cosa molto complessa. No? Il benessere non è ho mal di testa, mi dai il moment, mi passa, non è solo questo. Il benessere è qualcosa che è una condizione di natura dinamica, cioè non è definibile a priori, ma è modificabile, interrogabile e riscrivibile nel tempo in cui le persone vivono. Okay? Ed è strettamente collegato alle condizioni soggettive di vita, okay? E alla possibilità, aggiungo, di avere la libertà di scegliere, perché per me uno degli elementi importanti della relazione d'aiuto è la libertà di scelta. La relazione d'aiuto, sappiamo, no? Per definizione è squilibrata, c'è qualcuno che deve essere aiutato e qualcuno che aiuta, ma quel qualcuno che aiuta ha una responsabilità molto importante, ha la responsabilità di garantire la possibilità di scelta a chi deve essere aiutato rispetto al come vuole essere aiutato e rispetto al che cosa deve essere l'oggetto dell'aiuto. Okay. Molto semplicemente, oggi pomeriggio parlavo con gli operatori del centro diurno. E che mi dicevano, sai, abbiamo fatto questa attività con gli anziani, così così, e a noi è piaciuta molto. E ho chiesto, allora l'avete chiesto se gli è piaciuto e se lo rifarebbero soprattutto? No, questo non l'abbiamo fatto. Bene, allora dobbiamo ricominciare. Perché abbiamo sbagliato l'approccio. L'approccio giusto è, lo rifaresti? Ti piacerebbe rifarlo? Questo sì. Ma non, ah, io sono contento perché abbiamo fatto una bellissima attività. Chiedilo agli altri. Non dirlo a te stesso, è facile, no? Io lo so che se faccio bene quell'attività di stimolazione cognitiva io sono contento, ma l'altro sarà contento? Se non glielo chiedo, non lo potrò mai sapere, potrò immaginarlo, ok? Quindi tante volte proprio il discorso di chiedere, in senso semplice così, ma anche in senso più ampio, mi riferisco per esempio ai rapporti con i familiari, no? Che per me sono l'essenza.
Col Covid abbiamo cominciato a parlare al telefono ore e ore, 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 ore con tutti i familiari. E mentre se all'inizio sembrava una cosa che ti portava via, no? Ti portava via la testa, ti portava via dal lavoro che facevi, ci siamo accorti che invece più tempo dedicavamo a quello, e meglio loro riuscivano ad aiutarci, perché ci hanno aiutato un sacco in realtà. Ci hanno aiutato proprio in quello che diceva Antonio, cioè nel identificare quelli che sono i percorsi di cura per ogni singola persona. Ad esempio, faccio l'esempio della signora Alberta, no? La signora Alberta è una signora di 92 anni che da sempre, da quando è qui, dall'ottobre 2019, lei ha seguito sempre il suo percorso di quotidianità. A lei piace svegliarsi, andare a fare colazione non nella zona dove fanno tutti colazione, ma alle macchinette del caffè al piano terra. Lei abita al secondo piano, lei se ne va lì, si fa il suo caffettino macchiato, poi col suo rolletto va all'edicola che c'è a 200 metri da qui, compra il giornale, torna indietro, ogni tanto si sbaglia, perde la strada, invece di tornare qui va da un'altra parte, e noi l'andiamo a recuperare. Abbiamo imparato questa cosa qui, usciamo fuori, andiamo, signora, siamo qui! Ogni tanto lei si arrabbia perché dice: ma non me lo potevate dire prima? E vabbè, ti abbiamo visto adesso. No. I figli, chiaramente, all'inizio si arrabbiavano tantissimo per questa roba qui, perché dicevano: ma come, voi non sorvegliate nostra mamma? È stato molto difficile dirgli: guarda che noi non dobbiamo sorvegliarla. Noi abbiamo imparato le sue abitudini, stiamo attenti che non si faccia male. È molto diversa la cosa. È chiaro che se la vedo uscire fuori dal parco di Villa Parma, provo ad andarle dietro, ma so che non si mette in pericolo. O meglio, finora non si è mai messa in pericolo. Ecco, questa routine qui, Alberta l'ha tenuta per tutto il periodo Covid. Nel senso che non gli potevi dire stai in camera, stai ferma lì, mettiti la mascherina, non andare in giro. Perché lei diceva va bene, si toglieva la mascherina, prendeva il rolletto e andava. No? Beh, noi ci abbiamo provato, ma poi a un certo punto ci siamo resi conto che non era assolutamente inutile. E quando nel periodo in cui ci dicevano che le visite familiari erano vietate, che nessuno poteva entrare in struttura e così così, Alberta trovò una sua strategia che noi abbiamo fatto tranquillamente, abbiamo mantenuto tranquillamente. Lei incontrava suo figlio fuori in giardino, uno da una parte e uno dall'altra della recinzione, per cui non infrangevano nessuna regola. Ok? Suo figlio, peraltro, per andare a fare la spesa, passa da qua, quindi era tutto in regola. Ora, questo ci ha messo molto in discussione, perché se da un lato avevamo l'obbligo normativo in quel momento lì di ridurre le possibilità di contagio, dall'altro ci sentivamo anche di non poter ridurre così tanto la libertà individuale. Ok? Abbiamo fatto di tutto, abbiamo comprato tablet, abbiamo prestato i telefonini, abbiamo fatto di tutto affinché fosse garantita quella possibilità di contatto, perché la possibilità del contatto con la famiglia, nella nostra possibilità di trasformazione, è una condizione essenziale. È possibile modificare quindi queste attitudini? Le attitudini che hanno le istituzioni, le attitudini che hanno i gestori di questi servizi, sì, secondo me è possibile, a patto che ci siano delle condizioni. Dobbiamo ripensare intanto al fattore casa, ok? Se parliamo di casa residenza anziani, dobbiamo capire che cosa intendiamo quando diciamo casa. Casa è un luogo con delle abitudini, con delle routine. Casa è il posto dove ti senti sicuro. Casa è il posto dove tu dici: se io sto lì non mi può succedere nulla. Può essere bella, può essere brutta, può essere fatiscente, può essere ipermoderna. Casa è dove tu ti senti al sicuro. Noi abbiamo delle strutture strutturalmente molto brutte, secondo me, no? Nel senso, la struttura che io coordino è stata costruita nel 1950, era una casa del comune, quindi case popolari. Io ho due operatori che sono nati qui al terzo piano, proprio nati fisicamente. La loro stanza, la loro casa era al terzo piano di questo palazzo e si sono ritrovati a lavorare
in questo palazzo come operatori sociosanitari. E questo per dire che questo posto qui, no, è costruito come un classico ospedale, no? Corridoione, camera a destra, camera a sinistra. Okay? Se tu guardi i manuali sul maltrattamento, ti dicono che questa è la struttura perfetta per agire maltrattamenti, perché ci sono molti spazi che non possono essere agevolmente controllati. Allora cosa fai? Ti appelli al fatto che hai una struttura costruita con un criterio strano? No, non puoi lavorare su quello, non puoi ricostruire una struttura, sappiamo benissimo che economicamente non è una scelta sostenibile, devi lavorare su qualcos'altro, ovvero sui fattori culturali e di istruzione. Quindi devi lavorare tantissimo sulla formazione degli operatori, devi lavorare tantissimo sulla formazione, secondo me, anche dei familiari e il loro coinvolgimento nei processi di cura, devi lavorare tantissimo sulla cultura della scelta, della libertà, della possibilità di sbagliare e di confrontarti e di rimediare all'errore. Okay? C'era una volta qualcuno che diceva che da noi ti dicono vai, cerca di sbagliare il meno possibile. E se sbagli, vergognati, no? Qualcun altro porta avanti un altro tema del tipo vai, sbaglia il prima possibile e riparti e ricostruisci. Okay? Io sono un po' a metà, nel senso che non mi sento immune dall'errore, anzi, però penso che ognuno di noi, se si lascia la libertà di, come dire, di sbagliare e di voler imparare dall'errore che fa, ha solo da migliorare. La formazione degli operatori è cruciale, la sto vedendo anche in questo periodo. Stiamo accogliendo in questa settimana, abbiamo 14 tirocinanti OSS che stanno facendo il loro tirocinio qui. E vedo che rispetto alla formazione di base che hanno gli operatori sociosanitari che fanno questo lavoro da 30 anni, hanno un livello di sofisticazione e di complessità della conoscenza molto buono, nel senso pongono degli interrogativi, pongono delle osservazioni fantastiche. Vi dico, cavolo, ma vieni a lavorare qui domani mattina tu, no? Non devi tornare a scuola, devi stare qui a lavorare. Hanno una sensibilità e sono allenati ancora ad essere sensibili, sono aperti alla sensibilità, e questo è il tema che io voglio portare in tutte i reparti di questa CRA, cioè la sensibilità, l'emotività, no? Tante volte si dice, no, che questo dell'assistenza alla persona nelle unità di lunga assistenza è un lavoro che genera burnout, genera stress, no? È vero, ma perché? Perché c'è un impatto emotivo in quello che fai enorme. Mi ricordo una volta un'operatrice in hospice che mi disse: ma sai che io sto facendo fatica ad occuparmi di quella signora lì? Ho detto: ma come mai ti succede questa roba qui? Come te la spieghi? Ma perché mi somiglia, cioè io vedo lei così fragile, così indifesa, e io mi rivedo tra 10 anni perché ci assomigliamo e io faccio fatica a stare in contatto con lei. E questo cosa genera in te? Genera il fatto che quando vado lì io parlo di altro. Dico benissimo, mi sembra un ottimo motivo per fare un percorso di tipo diverso. Cominciamo dal fatto a dirci che magari per le prossime 2 o 3 settimane non ti occuperai più di questa signora qui, ma ti occuperai dell'altro nucleo dove magari c'è qualcuno che ti somiglia di meno e che ti mette meno in difficoltà. Anche perché se non anticipi un tipo di risposta del genere, la questione stress e burnout è dietro l'angolo, ok? Poi c'è l'altro fattore a cui dobbiamo ripensare, che è quello relazionale, e io in questo fattore relazionale metto insieme i vari attori che fanno parte della scena della cura: le istituzioni sanitarie, le istituzioni sociali, gli erogatori della cura, che siamo noi, e i familiari. Una delle domande che ci poniamo, no? Spesso è, ma è possibile che se noi abbiamo una programmazione delle attività assistenziali che si chiama piano di assistenza individuale condiviso con la famiglia, sta famiglia non c'è mai? Ci dovrà essere. È possibile che non possiamo insegnare alla moglie di quel signore lì
come gestire la PEG, considerando che non volevano neanche che fosse posizionata? È possibile che non possiamo insegnare a queste persone come dire, ad aiutarci nelle manovre assistenziali? Perché senz'altro loro lo fanno come si può dire, con più naturalezza rispetto a noi. Noi siamo molto bravi da un punto di vista tecnico, però come la signora Maria farebbe l'igiene al signor Carlo, è una cosa diversa, no? È vero, questa pandemia ci ha messo in scacco su questa roba qui, perché c'è la paura anche di dire adesso, ma sai, io riapro, chi se ne frega, no? Facciamo le cose, proviamo a far rientrare i familiari con tutte le accortezze del caso. C'è la paura che hai sempre, che non hai fatto tutto quello che potevi fare, e allora sei passibile di punizione, no? Questo qua è l'altro retaggio. Però, secondo me non possiamo prescindere dal fatto che le persone hanno una famiglia, hanno de dei legami che esistono da prima, hanno dei legami che spiegano e danno senso al loro essere anche qui. Ma io li vedo negli occhi quando arriva il martedì, che c'è il figlio di Giovanni, che lui può venire solo una volta a settimana, no? Ma già da prima. Ma il martedì, quando lui viene, Giovanni è un'altra persona. Cioè, si prepara, si fa bello, si fa la barba. Cioè, ma è bellissima questa cosa qua, no? Cioè, non ha valore questa roba qui. E allora noi dobbiamo dare alle persone la possibilità di avere ancora degli appuntamenti, no? Ne parlavamo anche qualche giorno fa. Cioè, noi dobbiamo pianificare, perché la persona, quando abita a casa sua, di solito ha degli appuntamenti, no? Aspetta qualcuno, o ha una visita da fare, o qualcosa da fare. Perché quando arrivano in casa residenza non devono più avere gli appuntamenti? Perché non devono aspettare qualcuno o qualcosa, o non devono sapere che qualcuno verrà da loro perché hanno piacere a? Quindi è un tema questo che dobbiamo necessariamente rimettere al centro, no? Perché poi tutto il resto fai le determine e ci arrivi, ma la relazione con la famiglia la devi costruire. Cioè la famiglia. Quando parlavo con i familiari, no, in hospice, loro mi dicevano: ma sai qual è la cosa più strana? Che io fino a ieri avevo mio papà in casa. Da oggi io ho un letto vuoto in casa, ho una stanza in cui difficilmente riuscirò ad entrare. E quando vengo lì c'è sempre qualcuno intorno. È tutta una condizione diversa, no? È tutta una condizione di intimità che si va a modificare. Però abbiamo secondo me, la possibilità di ripensarle queste cose qui. E dobbiamo farlo, altrimenti le istituzioni da sole non cambiano. Per fare questo, stiamo lavorando tantissimo su quello che, come dire, è un modello di riferimento teorico rispetto al benessere psicologico individuale, che è il modello di Carol Rief. Poi vi mando un po' di materiale su questo. Su questo tema abbiamo un percorso di formazione finanziato dalla Comunità Europea, che partirà il 13 di settembre, e lavoreremo sugli operatori, ma sono temi questi qui del benessere psicologico, come lo intende la Carol Rief, che hanno a che fare con le istituzioni, perché una delle aree che ci dice la Carol Rief di dover potenziare è quella delle relazioni di qualità, avere relazioni soddisfacenti. Relazioni soddisfacenti nel nostro lavoro di cura cosa significa? Significa darsi il tempo di conversare, prendersi il tempo di comunicare, darsi la possibilità di condividere con tutte le persone che fanno parte del setting di cura le scelte, le possibilità e le prospettive. Capacità di gestire la propria vita o il proprio ambiente in modo efficace. A noi tutti, no? Nel nostro agire quotidiano piace poter scegliere per noi, e a noi tutti piace poter modificare la nostra casa. Non mi piace il divano, provo a cambiarlo. La persona fragile, anziano, disabile, che vive nelle nostre residenze, perché non può scegliere se mettere o no un armadio di un certo colore, o avere o no un certo tipo di arredamento in camera? Certo, comporta delle difficoltà di tipo economico-organizzativo, ma ce la possiamo fare. E che tante volte, di fronte al ce la possiamo fare, ti dicono: sì, vabbè, in un altro pianeta.
Poi abbiamo bisogno di cosa? Di accettarci in senso positivo, cioè quindi sviluppare un senso di identità che abbia una durata nel tempo, che non sia troppo frammentato e che sia non troppo difficile conciliare con il sé reale, con quello che ci succede tutti i giorni. E su questo è il tema della relazione tra l'operatore e l'anziano. Quindi amplificare, enfatizzare gli aspetti legati a quello che sai ancora fare, a quello che ti piace fare e a quello che vorresti fare. E poi c'è l'altra area, che è l'area più difficile da sviluppare, che è quella di riuscire a dare un senso e a dare uno scopo al tempo che ti resta da vivere. E non è così semplice riuscire a condividere questo tipo di pensiero con i nostri operatori, e non è così semplice condividerlo con gli anziani, perché secondo me siamo ancora invischiati nella logica che dobbiamo fare assistenza. Non dobbiamo fare assistenza noi dobbiamo mettere le persone in condizione di sentirsi gratificate da quello che gli succede. Per poco che esso sia, ci vuole sempre questo aspetto qui. Ho in mente per esempio Gianluca. Gianluca abita al quarto piano, è un ragazzo giovane, 52 anni, con una disabilità, con la corea di Huntington, quindi ha una disabilità neurologica progressiva. Lui la cosa che lo fa star meglio, sapete qual è? Bere dell'acqua. Lui, quando riesce a fare il movimento di bere dalla bottiglietta senza sbrodolarsi, senza avere gli scatti, è felicissimo. E quindi noi dobbiamo capire come aiutarlo in questo, ok? Come aiutarlo a far sì che lui possa fare questa azione. Gli piace tantissimo il gelato, il Magnum, che è proprio il suo preferito. È un po' disfagico. Ci assumiamo il rischio, a scopo idonico, di poter fargli mangiare un Magnum, se non tutti i giorni, quando riusciamo, ok? Ma se lui fosse stato a casa, no? Perché sua moglie mi dice questo. Ma se Gianluca fosse stato a casa, io il Magnum glielo davo o no? Glielo davo, gliel'avrei dato. Dico, va bene, allora cercheremo di farlo anche qui. Condividiamo, perché poi c'è sempre il tema che noi ci dobbiamo difendere, no? Condividiamo che è una scelta fatta insieme, sappiamo che c'è questo rischio, però lo possiamo fare. Ora, queste qui sono un po', secondo me, le dimensioni più intangibili, no? Che si possono sviluppare affinché possa cambiare anche la mentalità rispetto a quello che è l'RSA, rispetto a quello che sono le case residenze anziane, no? Perché io nell'ultimo anno, appunto, sentendo tante storie, sentendo tante vicende, come tutti voi, mi sono chiesto: ma com'è che siamo arrivati a quel punto qua? Com'è che siamo arrivati a un punto in cui le persone ancora un po' ti denunciano per sequestro di persona? Me lo ricordo bene, il 28 di febbraio dell'anno scorso, ancora prima che venisse fuori l'ordinanza, siccome non avevamo niente, cioè non avevamo una mascherina che era una, avevamo quelle bianche che le avevamo comprate dai cinesi, pensa un po', 20 mascherine a 3,99 euro, me lo ricordo. E al 28 di febbraio, col direttore generale, ci siamo guardati e abbiamo detto: sai che sai una cosa? Noi non sappiamo dove dobbiamo andare. Diciamo che per il momento ci fermiamo un attimo, ok? Evitiamo grossi flussi di persone in entrata. Noi avevamo una media di 120-130 visite al giorno, e queste erano molte, no? Abbiamo detto: beh, cominciamo a limitare un pochino. Abbiamo limitato, dopo qualche giorno abbiamo deciso che siccome noi, i contagi continuavano a salire e noi non sapevamo come fare, non in struttura, perché noi il primo contagiato in struttura l'abbiamo avuto il 16 marzo, ok? E a quel punto lì abbiamo detto: beh, chiudiamo un attimo, chiudiamo gli ingressi, vediamo cosa succede. Abbiamo avuto la fortuna di avuto un familiare che mi chiama, mi dice: io domani ti denuncio per sequestro di persona. E io gli ho detto: facciamo una cosa, andiamoci insieme in questura, mi denuncio anch'io per sequestro di persona, ma credo che in questo momento la cosa migliore che posso fare è questa. Ok? E in effetti, alla fine, in questa struttura qui ci sono stati 8 morti per Covid, che erano tutte le persone che facevano le visite in ospedale con più frequenza.
Ok? Quindi in quel momento lì, io credo che quel tipo di scelta, laddove è stata fatta, ha aiutato molto. Dopo, è tutto da rivedere. Dopo è tutto da rivedere. Perché quando abbiamo scelto di riaprire, cioè quando ci siamo messi in mente il fatto che noi dobbiamo puntare al benessere globale della persona, no? E allora il benessere globale è fatto anche di relazioni di qualità con i familiari. Alla fine, a giugno, il 15 giugno, abbiamo riaperto le visite ed è stato bellissimo vedere tutti i parenti qua nel giardino, sedute ai tavolini con i loro cari che erano qui da noi, che erano degenti qui da noi, e sembrava di essere in un altro mondo. Ed è stata una cosa che non ce la siamo più scordata, e anche adesso, dopo il decreto dell'8 maggio, no? Che ci dicono le RSA possono riaprire, ma in realtà devono stare chiuse, c'è tutta una controversia su sta roba qui. E noi abbiamo detto, vabbè ragazzi, noi facciamo così, abbiamo il parco, abbiamo i tavolini, abbiamo le sedie, se c'è il problema del distanziamento lo garantiamo, per cui noi attualmente facciamo dalle 90 alle 120 visite a settimana, ok? E quindi tanta roba. Poi la comunità dei familiari si parla molto, hanno fatto i gruppi, anche loro i gruppi di WhatsApp. In uno mi ci sono messo, giusto così per dare informazioni, che a volte serve qualcuno che dà delle informazioni un pochino più precise, meno fuorvianti. Però abbiamo scoperto che anche le comunità di WhatsApp sono elemento di benessere relazionale, perché tantissime informazioni noi ce le scambiamo in tempo reale, in questo modo qui. Stiamo investendo in tecnologia. Io non so Domenico, se stanno. devo chiedere di portarsi verso le conclusioni perché il tempo è scaduto. Allora, l'altro tema che secondo me è importante sviluppare per cambiare la faccia dell'RSA e il contenuto dell'RSA è lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni. L'esempio: inizieremo lunedì una sperimentazione su un'applicazione che serve ai parenti e ai familiari, alle persone ricoverate qui, a organizzarsi le visite. Cioè, quindi non avranno più il filtro del coordinatore o dell'animatrice o dell'operatore, ma con un calendario, con diverse slot di appuntamenti, loro potranno decidere quando venire in struttura a fare visita. Questo ovviamente avvicina le due parti, è un pezzettino di tecnologia e secondo me è l'altro elemento che, oltre a relazioni, formazione per il personale, inclusione delle famiglie e tecnologia. Sono questi i quattro punti che noi possiamo sviluppare per cambiare le strutture residenziali per anziani, rendendole agili, snelle e luoghi piacevoli da vivere, no? Non luogo dove ti porto lì, così ti curano, ti fanno l'insulina, ti fanno l'elettrocardiogramma, ti fanno queste, e poi, come dire, diventa tutto legato alla semplice cura clinica, medica. No, deve essere un posto dove chi ci sta deve avere il piacere di starci, perché altrimenti diventa una tortura. Boh, basta. Grazie, chiedo scusa però No, va bene, scusa. di mantenere il tempo perché se no non riusciamo a far parlare tutti le riflessioni. Non è stata solo una riflessione, le riflessioni sono state tantissime, gli spunti anche proprio da approfondire, veramente molto molto utili. E adesso vediamo se riusciamo a dare spazio poi a un po' di discussione, vediamo perché appunto le nostre relazioni sono sempre piene, piene, ricche di argomenti, e quindi non lo so. Comunque, grazie e darei la parola ad Anna Nocentini che nel frattempo ho visto che è riuscita ad arrivare e a connettersi. Anna Nocentini di Firenze, dell'associazione Adina, che da tantissimi anni si occupa delle situazioni delle RSA, delle situazioni delle persone anziane e non autosufficienti. Anna, a te la parola. Sì, ciao a tutti, buonasera. E scusatemi se sono entrata in ritardo e poi farò un po' di confusione perché devo collegarmi, che se non si scarica il cellulare devo prendere corrente. No, io faccio qualche breve riflessione a partire da quello che sentivo che diceva Domenico. La prima cosa è che evidentemente è possibile, e ne sono convinta, è possibile cambiare
lo status degli anziani, è possibile impostare diversamente il servizio, è possibile instaurare diversi rapporti con le istituzioni, eccetera. Cioè è possibile e credo che questo sia un punto di partenza in questo momento per chi vive un po' il mondo delle RSA, un punto di partenza assolutamente positivo, perché l'esperienza di questo anno ha sicuramente reso più aspro il rapporto dei cittadini con questo tipo di servizio. Ma io ne sono convinta, l'esempio che ci fa Domenico del loro lavoro, c'è evidentemente anche molta ricerca dietro, mi permetto di ipotizzare, sia di metodo che sul piano scientifico, insomma, per cui trovo che sia molto interessante. Credo che si debba e si possa operare in questo o in altri modi, a partire da questa convinzione che è possibile creare dei luoghi diversi. Certo, parlando, ora io ho perso i primi momenti di Domenico, parlando di casa residenza anziani, ipotizzo una situazione di anziani in cui il bisogno strettamente sanitario, il bisogno forte di assistenza sanitaria non sia prevalente. Questo è già un punto, ed è un punto che rimane alla discussione. E cioè noi vogliamo dei luoghi in cui l'aspetto sanitario sia adeguatamente trattato o non ce n'è bisogno. Perché se è una casa residenza, probabilmente non c'è bisogno di grosso intervento sanitario. Purtroppo però fra gli anziani le patologie sono presenti, a volte progressive, a volte così gravi, come si sa, che rischiano di inficiare tanti altri tipi di intervento. Io credo che in questi nostri ragionamenti un punto, e si parlava di questo anche con l'assessora regionale, insomma, quando abbiamo portato il documento del coordinamento nazionale in Regione Toscana. Si parlava anche di questo, cioè rispetto al problema degli anziani malati cronici gravi, qual è l'orientamento della regione? Ed è abbastanza facile sentirsi dire non vogliamo fare i ghetti, e va bene, siamo tutti d'accordo, ma che tipo di intervento si pensa di fare? Rimane, io credo, questo un punto che dobbiamo affrontare, sul quale dobbiamo davvero ragionare. Magari crescere, insomma, collettivamente. Questa è la prima considerazione che volevo fare sull'esperienza che ci ha raccontato Domenico. La seconda è, mi aggancio a delle frasi, insomma, proprio per dialogare di lei, è il fatto di esercitare fra i loro diversi servizi anche quello dell'informazione. Informazione e io aggiungerei formazione anche dei familiari, visto che siamo anche all'interno di questo seminario. E credo che questo dovrebbe essere il compito tanto del territorio, attraverso il medico di base, i servizi sociali e così via, e che non solo non viene svolto, ma viene utilizzato questo spazio per fini esattamente opposti. Non quello di aiutare le famiglie ad accettare la situazione, a gestirla, noi si dice per quanto possibile a casa, quindi una gestione a volte anche complessa da diversi punti di vista, ma invece la gestione di una pratica, di un nome e cognome, che una volta collocato da qualche parte si archivia. Io ho provato a domandare nel corso degli anni ai nostri associati o alle persone che abbiamo incontrato in associazione, dopo che c'è stato il ricovero in residenza sanitaria assistita, quante volte l'assistente sociale che ha gestito la pratica del suo familiare si è fatto vivo? Mai, mai.
Questo vuol dire che la volontà di stabilire un rapporto costruttivo su diversi fronti, non li sto a elencare perché in fondo basta trasferire quelle considerazioni che Domenico faceva per la gestione dell'RSA, della casa residenza anziani, con gli operatori e con le famiglie, basta trasferirlo e cambiare qualche aspetto e lo si ha anche in quest'altro ambito, insomma. È una pratica da gestire e da archiviare, a cui trovare una soluzione. Quindi è sostanzialmente diverso l'approccio che viene, direi, imposto anche agli operatori sociali, agli assistenti sociali e così via, da parte delle istituzioni. Io trovo che questo sia uno dei punti di caduta più forte. L'ultima telefonata che io ho ricevuto in questo periodo, in cui sono per motivi familiari molto distratta dalle questioni dell'associazione, è stata la telefonata di un signore che mi ha detto avere 50 anni, con tre fratelli e un padre. Questo padre ha girato per due o tre ospedali dell'Interland fiorentino, poi è stato rimandato a casa. Fra questi ospedali c'erano ospedali e case di cura private convenzionate, dove gli hanno fatto fare un paio di mesi di lungo degenza, eccetera, va bene. Poi è stato dimesso e mandato a casa senza un percorso. Questo signore ha telefonato a me per un giro strano, ma insomma succede così, le conoscenze personali, e mi ha ringraziato con una, direi quasi con un entusiasmo, eccetera, solo perché io gli ho detto alcune cose elementari, cioè che il padre doveva rivolgersi all'assistenza sociale del territorio, doveva passare dal medico di base, doveva chiedere la visita dell'UVM e così via, cioè le informazioni minime. Lui mi ha detto che aveva provato a telefonare all'assistente sociale, sicuramente con qualche problema ulteriore, perché è un paesino dell'Interland, lì sicuramente non c'è il distretto, è nel paese più grande, ma insomma, siamo poi intorno a Firenze, non è che siamo chissà dove. E che naturalmente non aveva avuto la possibilità di parlare con l'assistente sociale per telefono, che un appuntamento gli veniva dato verso, insomma, non ricordo quando, eccetera, sostanzialmente non ci poteva andare perché lavorava, insomma. Allora, io credo che sia possibile pensare di gestire diversamente dei luoghi di vita per gli anziani. Penso che dobbiamo chiarirci le idee su quanti livelli di assistenza pensiamo possano essere necessari e come armonizzarli all'interno di una stessa struttura, possibilmente compatibilmente con l'edificio, la vetustà dell'edificio, cioè, insomma, tutte cose note. Penso che dobbiamo fare un grosso discorso anche politico, dal mio punto di vista, con le istituzioni, perché se non c'è un cambio d'atteggiamento da parte delle istituzioni, vale a dire delle ASL, degli enti comunali anche, perché insomma la competenza è delegata sostanzialmente a loro, e non affrontiamo il tema poi della gestione di questi luoghi e quindi delle forme di indirizzo e di controllo, di apertura alla società di questi luoghi, credo che ci possano essere qualche esperienza bella come quella di Domenico, però come io dissi quando a Firenze si celebravano i 50 anni della scuola Pestalozzi, costruita sul metodo Montessori, se si celebra il cinquantenario di un'esperienza come la scuola Montessori e non è transitato nulla nella scuola accanto, l'esperienza serve a poco. Non diventa un tesoro collettivo, non diventa ricchezza per tutti, eccetera, senza con questo mancare di rispetto a quello che fanno, dove lavora Domenico. Quindi ecco, io credo che i punti rispetto a
alla questione delle RSA precedenti al Covid, che il Covid ha, come si dice tutti, chiaramente esasperato, siano fondamentalmente questi, cioè un aspetto politico di rapporto con le istituzioni, un aspetto culturale di quello che lui, che Domenico chiamava relazioni, cioè come ci si rapporta, con che approccio ci si rapporta ai diversi altri. E probabilmente anche un aspetto economico, perché ho sentito parlare poco delle questioni economiche, ma temo che da entrambe le parti, anzi dalle tre parti, le istituzioni, le famiglie e i gestori, questo non sia un elemento da sottovalutare assolutamente. Il fatto che quando noi abbiamo cominciato a Firenze c'erano pochissime, che vuol dire 97, roba del genere, c'erano pochissime anche allora RSA pubbliche, erano prevalentemente RSA, strutture che diventavano RSA di ordini religiosi oppure di privati che progressivamente si sono adeguati ai convenzionali. Ma questi privati davano il nome alla RSA. Noi avevamo Villa Iole, Villa Vittoria, c'era la signora Iole, la signora Vittoria, eccetera. Questo non era garanzia di un servizio professionalmente migliore di quello, eccetera, eccetera. No. Però era garanzia di una persona di riferimento per me familiare, presso la quale posso fare richieste, proteste, congratularmi, chiedere collaborazione, offrire collaborazione, eccetera. Cioè c'era questa dimensione familiare di fatto. Negli ordini religiosi la stessa situazione per altri motivi. Ora questo non succede più. Le nostre RSA fiorentine sono state sostanzialmente tutte, incamerate, entrate a far parte del patrimonio di Coreo, di Cron, eccetera, oppure della cooperativa Mega, mi ricordo il nome, insomma, no? Che ce n'ha 75 in tutta Italia. Cioè, voglio dire, l'aspetto economico non è da sottovalutare. Che cosa sia stato il business degli anziani è evidente. Le istituzioni a questo come si sono rapportate, come si rapportano, come pensano di agire in futuro? Le famiglie, che livello di consapevolezza politica desumono da questo? Cioè il fatto di svenarsi per pagare una retta genera in queste famiglie la compensazione di un senso di colpa o un senso di profonda ingiustizia nei confronti del loro familiare che ha pagato le tasse magari tutta la vita e ha diritto a essere, eccetera, eccetera. Questi sono i temi, io credo, su cui bisogna cominciare così abbastanza laicamente a ragionare e a cercare di far ragionare i familiari, gli operatori, difficilissimo. Io non lo so, c'è la compagna con cui si lavora, la Paola Sabatini della Cuba, nonché di Medicina Democratica, che occupandosi di lavoratori potrebbe forse fornire dei numeri esatti. Io non ho numeri, ma dall'esperienza credo che si possa dire che almeno la metà degli operatori che lavorano per le cooperative dentro le RSA parlicchiano italiano, capiscano poco italiano, perché provengono da altri paesi, insomma, anche molto lontani culturalmente, eccetera. Quindi questi sono problemi, no? Perché se un anziano balbetta o biascica o parla un dialetto, per esempio, a Firenze magari c'è un po' meno questo problema, se parla un po' di napoletano, un po' di lombardo stretto, io non so, una donna che viene dal Perù, che cosa capisca. Ecco, io credo che questi siano i problemi su cui bisogna imparare a ragionare, consapevoli che appunto laddove ci sono intelligenze, rispetto, anche interessi economici, perché si lavora per guadagnare, insomma, per vivere, ma non luoghi di speculazione, credo che se ci sono queste condizioni sì, si possa fare dei buoni lavori.
e mi congratulo e ringrazio chi lo fa. Grazie Anna, grazie tantissime. Io direi se vi potete fermare farei fare l'ultima relazione a Elena Brugnone e poi apriamo la discussione che ci sono già due domande pronte nella chat. Se vi potete fermare andiamo avanti. E Anna, sì, sì, io stacco il video e l'audio perché okay. mi mangia tutto, cioè, però sento. Ok, allora Elena Brugnone, presidente dell'Associazione Umana di Perugia. Buonasera a tutti, io parlo anche per l'Alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti in sigla ADNA, che è nata nel giugno del 2020, quindi esattamente un anno fa, a Perugia. E a questa alleanza, oltre all'Associazione Umana, partecipano ANCESCAO, che è una APS, Centri Sociali e Orti per Anziani, che conta molti soci in Umbria, ANCESCAO Umbria, Cuor di Leone, Associazione Cuor di Leone, Associazione La Pietra Scartata Onlus, Madre Coraggio, che si occupa di salute mentale, e Il Sole di Foligno, Non Vedenti, associazione culturale di non vedenti, e c'era anche un'associazione che poi si è sciolta, Alzheimer Orvieto, e poi non vorrei dimenticare qualcuno, comunque siamo in 7 associazioni e c'è Cuor Leone, se no è Pietra Scartata, Madre Coraggio, Unione Parkinsoniani di Perugia. Queste 7 associazioni hanno pensato, visto proprio quello che diceva Antonio, che è importante, più siamo meglio è, di unire le forze in la regione Umbria e promuovere un'iniziativa unitaria. E quindi abbiamo cercato alleanze anche al di fuori della rete di ADNA. E a noi si sono unite le ACLI provinciali di Perugia, Alice, Città della Pieve, che si occupa di lotta contro l'ictus, e un'altra associazione che è ANGSA Umbria, Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici. E questo abbiamo pensato che era importante unire le forze tra associazioni che si occupano di malati cronici, di promozione dei diritti dei malati cronici non autosufficienti e associazioni che si occupano di diritti delle persone con disabilità in condizioni di non autosufficienza. E quindi abbiamo incominciato a lavorare, a confrontarci per presentare delle richieste scritte alla Regione Umbria. Ne abbiamo presentate tante come ADNA, non abbiamo ricevuto risposta neanche per l'accoglimento della nostra istanza di audizione alla Commissione Sanità. Adesso con le altre associazioni, ACLI, ANSA Umbria e Alice, ne abbiamo presentata un'altra, vedete il documento pubblicato, ringrazio Laura che l'ha pubblicato, proprio ieri ho presentato in Regione Umbria all'ufficio protocollo il documento che potete scaricare. È l'iniziativa di questo gruppo di 10 associazioni umbre che argomentano e presentano delle richieste in vista del nuovo piano sanitario regionale per il quale la Regione Umbria non prevede tra le strategie prioritarie nessun progetto sanitario e sociosanitario espressamente dedicato all'attuazione del diritto alle cure delle persone malate croniche non autosufficienti e con disabilità, tenendo conto che la Regione Umbria è la terza regione in Italia con popolazione più anziana e che sono in aumento i malati cronici non autosufficienti tra gli anziani. E quindi abbiamo pensato di segnalare alla Regione Umbria queste criticità che si sono aumentate e sono state evidenziate nel corso della pandemia, e abbiamo presentato delle proposte
che vi illustro in breve e che comunque si ricollegano anche al tema dell'umanizzazione delle cure, ben descritto da Domenico e anche richiamato da Antonio e da Anna, insomma, no? Ecco, l'importanza di attuare il diritto soggettivo della persona malata cronica non autosufficiente o della persona con disabilità e limitatissima autonomia, di attuarlo in base alle sue esigenze, che devono essere poste al centro dell'attenzione delle istituzioni regionali. Cioè, le istituzioni regionali chiede di questo gruppo di 10 associazioni umbre alla regione, chiediamo di fare una pianificazione sanitaria e sociosanitaria che tenga conto innanzitutto delle esigenze di ogni persona non autosufficiente e quindi di predisporre e attuare, di mettere a punto e attuare quelli che i LEA chiamano progetti individualizzati, progetto assistenziale individualizzato, che noi nel documento che potete scaricare, che ha pubblicato Laura, noi chiediamo, definiamo progetti personalizzati di cura, questo per richiamarmi bene all'intervento di Domenico Sgromo, sia per le persone che hanno necessità di essere prese in carico dall'ASL con progetti domiciliari, accompagnati o meno o in alternativa a progetti semi-residenziali, sia le persone malate, non autosufficienti o con disabilità che invece necessitano di progetti personalizzati di cure all'interno di strutture residenziali che noi chiediamo nel documento siano strutture con requisiti e parametri propri di una struttura appartenente alla filiera del Servizio Sanitario Nazionale, che quindi garantiscano un'adeguata tutela sanitaria, ma che tengano conto anche delle esigenze di umanizzazione delle cure attraverso la presa in carico da parte dell'ASL di residenza in collaborazione con le strutture. E ADNA e le associazioni che si sono unite a noi, e speriamo di allargare la rete in Umbria, credono che sia molto importante che la pianificazione sanitaria e sociosanitaria regionale parta da un'analisi dei dati epidemiologici per patologia, pluripatologia, disabilità, fasce di età, in modo da stabilire quanti sono in Umbria i soggetti malati non autosufficienti con disabilità e quindi chiarire quali sono le condizioni e le esigenze, e quindi stabilire quante risorse servono, finanziarie, di personale e via dicendo, per una pianificazione che garantisca delle risposte adeguate a questa fascia di popolazione che è in aumento, visto l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della categoria dei malati cronici non autosufficienti numericamente, ecco, tra gli anziani, anche se comunque grazie alla medicina aumentano anche gli anziani in buone condizioni di salute e di autosufficienza. Poiché la Regione Umbria non distingue fra malati cronici autosufficienti e malati cronici non autosufficienti, noi abbiamo ritenuto di segnalare che è fondamentale per una pianificazione sanitaria e sociosanitaria regionale stabilire esattamente e fare un'analisi di queste categorie, perché sono categorie totalmente dipendenti dall'aiuto di altri per le fondamentali funzioni quotidiane, che hanno necessità e diritto non solo alle prestazioni sanitarie, ma anche alle long term care, ad un'organizzazione di servizi sociosanitari che risponda nell'arco dell'intero periodo della malattia e della non autosufficienza fino all'ultimo giorno di vita alle loro esigenze
di cura e umane, e quindi attui il diritto alle cure come diritto umano di ognuna di queste persone. Quindi ecco la richiesta di un'analisi epidemiologica dei dati, che nel piano sanitario attualmente vigente in Umbria del 2009, noi abbiamo ancora in Umbria il piano sanitario del 2009. Ecco, ci preoccupa molto perché siamo nel 2021, la regione attuale ha detto che vorrebbe fare un nuovo piano sanitario a settembre, ci preoccupa molto un rinvio per altri 10 anni, e quindi dovremo valutare anche di come dire, riprendere le nostre proposte e magari di chiedere provvedimenti urgenti se non verrà fatto questo piano e se non verranno inserite nel piano regionale le richieste che abbiamo fatto. E abbiamo chiesto progetti personalizzati di cura sia per le persone a domicilio, che possono contare su familiari o persone disponibili volontariamente ad accudirle a casa, ma supportate dall'ASL, e abbiamo indicato una serie di requisiti di garanzia che trovate nel documento per questi progetti domiciliari. E poi per i malati e le persone con disabilità che non possono essere curate a casa, abbiamo chiesto dei progetti personalizzati in strutture idonee, come ho detto. E per agevolare e velocizzare e superare il problema delle complicazioni burocratiche, perché è incredibile come in Umbria, ma credo anche in altre regioni, le ASL tendono a ritardare, a rinviare nel tempo l'attuazione di questi progetti, per cui spesso i familiari si rivolgono all'ASL di residenza e si sentono dire c'ha l'indennità di accompagnamento, può arrangiarsi con l'indennità e gestire una, questo succede spesso come risposta, a gestire l'assunzione di una badante e la gestione delle cure, cosa che assolutamente non è accettabile, visto che l'indennità d'accompagnamento non è un assegno di cura, ma è una indennità che viene riconosciuta proprio appunto per il supporto, l'accompagnamento dall'INPS. Noi chiediamo invece il riconoscimento di un contributo economico forfettario, analogamente, questo è previsto anche nel documento del CDSA, che l'associazione umana che ha aderito al coordinamento ha presentato alla regione proprio prima della manifestazione del 26, e l'abbiamo inviato con PEC certificata il documento. Ho perso il filo. E dunque, ecco, stavo parlando dell'indennità d'accompagnamento. Abbiamo ritenuto di precisare nel documento alla Regione Umbria di inserire nel piano sanitario regionale una definizione di categoria di persone non autosufficienti che consenta ai familiari o ad altre persone che accompagnano il malato non autosufficiente, lo supportano, o gli amministratori di sostegno, di ottenere subito, rapidamente, nel giro di pochi giorni, una messa a punto di un progetto personalizzato, individualizzato di cura a domicilio o residenziali, per chi rientra nelle categorie che abbiamo indicato. E abbiamo appunto proposto come definizione, sono considerate non autosufficienti con indifferibili esigenze sanitarie e sociosanitarie le persone malate croniche titolari di indennità di accompagnamento, A. B. Le persone malate croniche o con disabilità che, in attesa del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, sono valutate non autosufficienti dal medico di medicina generale che attesta l'esigenza indifferibile delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie richieste. E abbiamo chiesto alla Regione Umbria di inserire nel nuovo piano questa categoria in modo da agevolare, da togliere le complicazioni burocratiche che normalmente i familiari si trovano a dover affrontare, al punto che sono così stanchi che rinunciano a tutto, oppure non sono informati sui loro diritti. E poi, e come terza richiesta, abbiamo inserito che venga garantito
dalla regione a ogni persona non autosufficiente per malattia o disabilità ricoverata in una struttura ospedaliera, ecco, che sia garantito dall'ASL competente prima della dimissione, un piano scritto, vogliamo progetti scritti, che precisi le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, domiciliari, semiresidenziali o residenziali, per l'attuazione del diritto alla continuità terapeutica in base alle esigenze. 7 giorni su 7, anche con più accessi infermieristici al giorno, qualora siano necessari per l'esecuzione delle terapie prescritte a domicilio, come ad esempio le terapie, certe terapie antibiotiche che richiedono 2 accessi al giorno. E questo, ecco, è un suggerimento che ci aveva dato il primario di geriatria, che ha collaborato alla stesura del documento, della geriatria dell'ospedale di Perugia. Poi abbiamo chiesto come quarta cosa la predisposizione di un cronoprogramma di abbattimento entro un anno delle liste di attesa, proprio per tutelare quelle centinaia, erano nel 2019, erano ben 824 gli anziani malati cronici non autosufficienti che le ASL dell'Umbria avevano inserito in liste di attesa con tempi di attesa che possono superare anche i 3 anni. Cioè questi malati che con grande difficoltà i familiari dichiaravano che non riuscivano a curare a casa, sanno che appunto devono aspettare e possono aspettare anche per oltre 3 anni. Ecco, abbiamo chiesto che entro un anno la regione provveda ad un abbattimento di queste liste di attesa e a garantire la tutela e la cura necessaria a questi anziani che hanno bisogno del ricovero in idonee residenze sociosanitarie. E poi, visto che il recovery plan parla di e anche il piano di ripresa e resilienza dell'Umbria parla di destinare parecchi milioni alla tecnologie digitali e alla telemedicina, senza distinguere cronici autosufficienti e cronici non autosufficienti, abbiamo pensato che era importante segnalare alla Regione Umbria che questi fondi devono essere destinati prioritariamente a supportare la gestione dei malati non autosufficienti, in modo che ad esempio l'ospedale comunichi con i servizi territoriali a domicilio o nelle strutture residenziali, che i familiari possano comunicare con gli operatori, e questo per supportare e completare l'attuazione dei progetti personalizzati di cura. Nel documento che potrete scaricare abbiamo pensato di indicare 10 motivi validi per cui è fondamentale che la Regione accolga le richieste di pianificazione sanitaria, sociosanitaria, i provvedimenti finanziari che chiediamo vengano adottati per assicurare a tutte le persone che lo chiedono o che comunque si trovano in uno stato di necessità, perché appunto malati non autosufficienti o con disabilità, delle risposte e prestazioni adeguate, sanitarie e sociosanitarie, adeguate alle loro esigenze. Quindi abbiamo pensato di indicare 10 motivi validi nell'interesse non solo dei malati utenti, ma anche dei familiari, per i benefici alla salute che possono derivare anche i familiari, ad esempio per la prevenzione del burnout, per togliere le complicazioni burocratiche, per garantire una pianificazione che tenga conto dell'invecchiamento della popolazione con aumento della categoria dei malati cronici non autosufficienti, e quindi un impegno finanziario in questo senso, per sostenere la riduzione della spesa ospedaliera, perché garantire la continuità delle cure significa anche ridurre il ricorso ripetuto, soprattutto nell'ultimo periodo di vita, al ricovero in ospedale che costa molto di più. Ci sono molti malati che preferiscono essere curati a casa se vengono adeguatamente supportati dai servizi, e questo significa anche risparmio per il servizio sanitario. Un altro dei 10 motivi è quello della rendere flessibile il sistema sanitario, soprattutto in situazioni di emergenza pandemica come quella che abbiamo vissuto, perché servizi territoriali, anche con ospedalizzazione a domicilio, che funzionano bene con adeguate strutture sul territorio sociosanitario, significa che alla prossima pandemia il servizio sanitario sarà più forte, capace di sostenere, di prevenire
tante morti come quelle che purtroppo, oltre 120.000 persone morte, abbiamo visto per impreparazione ad affrontare la pandemia in questo periodo. Infatti, nel progetto, una delle garanzie che chiediamo per i progetti personalizzati, ad esempio nelle strutture residenziali, è quello di prevedere un piano regionale pandemico a tutela dei ricoverati, oltre al discorso del garantire e assicurare le visite da parte dei familiari. E ultimo motivo, poi li leggerete, dei 10, che conclude il documento alla Regione, è che quello che chiediamo costituisce la migliore assicurazione per il futuro in vecchiaia e malattia dei cittadini oggi sani residenti in Umbria. Firmato poi dai rappresentanti delle 10 associazioni che hanno sostenuto questo documento. Questo è un contributo di ADLA e delle altre 3 associazioni a voi che avete partecipato di altre regioni, perché per noi va benissimo se volete copiare alcune parti del nostro documento, se pensate che possano essere utili per intraprendere iniziative analoghe alla nostra e unire le forze nelle vostre regioni. Alla luce del documento di ADNA e del documento del CDSA, che è a livello nazionale, magari appunto calato nella realtà regionale e tenendo conto della normativa e dei problemi delle vostre regioni, ecco, potrebbe essere utile ispirarvi alla nostra iniziativa in Umbria e copiarla o comunque mutuare un modello analogo per promuovere un'iniziativa simile nelle vostre regioni. E rimangono aperti dei problemi, perché appunto questa è un'iniziativa appena nata, ma è destinata a morire se non saremo in grado di in Umbria di raccogliere aiuti soprattutto da chi ha più forza di noi e promuovere, far conoscere l'iniziativa tra i cittadini e le cittadine in modo da raccogliere tanti consensi. E quindi ci incontreremo a breve con un gruppo per studiare delle strategie di promozione di quello che chiediamo, perché abbiamo capito che altrimenti affondiamo. Ecco, il discorso credo che valga anche per il CDSA. Una cosa che io penso è che il CDSA è un'ottima iniziativa appena nata, è importante farla crescere, studiare delle strategie soprattutto per fare informazione tra i cittadini e le cittadine che, se accuratamente informati sui diritti e sulle esigenze, scoprono di essere magari interessati per il loro futuro e vedono quello che noi proponiamo come una assicurazione vera e propria per il loro futuro, molto meglio delle assicurazioni private, perché se ti cura l'ASL, io credo che insomma la tutela della sanità pubblica con personale competente, la presa in carico, altro motivo dei 10 è quello di aiutare anche a prevenire i reati che possono verificarsi quando il malato non autosufficiente è affidato a casa o in strutture a persone che invece di curarlo lo maltrattano, perché purtroppo abbiamo visto anche nelle notizie di cronaca giudiziaria ci sono anche questi casi e possono riguardare tutti, possono riguardare anche persone benestanti, soprattutto chi magari è in situazione di demenza e trova un badante che ne approfitta per appropriarsi di tutti i beni di quella persona, se quella persona non ha dei familiari o degli amministratori di sostegno che lo tutelano. Altro problema aperto riguarda le persone malate non autosufficienti che non hanno la fortuna di avere dei familiari o degli amministratori di sostegno in grado di tutelare i loro diritti. Questo è un grave problema aperto e per questo crediamo che sia importante fare informazione. Problema politico, problema culturale, problema etico-giuridico. Ecco, io mi associo agli interventi fatti prima di me perché credo sia importante promuovere l'attuazione del diritto alle cure con l'umanizzazione delle cure stesse,
nell'ambito della presa in carico da parte dell'ASL di residenza e che sono importanti le iniziative del coordinamento nazionale e le iniziative a livello regionali collegate anche con quelle appunto nazionali, ma che ci vuole tanto, tanto, tanto impegno, perché io è da 40 anni, da quando avevo 17 anni, che mi occupo, perché ho incominciato con mio padre che faceva questo volontariato nel Veneto, mi occupo di questi temi e tuttora i problemi esistono. Sicuramente l'esistenza, la nascita di un coordinamento nazionale dà più forza alle iniziative, ma sono appena nate e bisogna imparare a, come dire, a promuovere, a trovare delle strategie per farle crescere. Grazie. Grazie Elena, grazie del contributo. Allora, non direi nulla per non rubare tempo e ci sono già due richieste. Allora, la prima è di Anna Claudia, se vuole intervenire e dirla direttamente, quella che ha scritto in chat. Ok. Okay. No, niente, purtroppo parlo di una residenza per disabili, quella dove c'è mia figlia. E di fatto è una cosa che mi ha scioccato, avevo già il sentore, ma addirittura ora ce l'ho scritto per chat. Proprio semplicemente un OSS, volevo dirgli una cosa, fra l'altro no, non riguardante mia figlia o fargli domande su mia figlia, ma avvisarla che purtroppo ho dovuto fare un'azione incisiva rispetto a una cosa che con mia figlia ho verificato non stanno facendo. Purtroppo come OSS c'era in mezzo anche lei, però volevo semplicemente rinnovarle la mia stima e dirglielo. Gli ho mandato un messaggino, guarda, se non sei al lavoro ti vorrei dire una cosa prima che te lo dicano altri. E mi ha risposto, ma proprio veramente è di oggi, ci sono rimasta scioccata, io ve la leggo pure, così vi rendete conto, perché è abbastanza... Ciao Lidia, mi dispiace molto, ma per me questa è una dinamica complessa, proprio per la richiesta che ho avuto da parte del mio datore di lavoro. Sono a parlare con te insieme alla responsabile, insomma, così, tipo, e io dico, no, non volevo parlare di Barbara, di mia figlia. E quindi la ripetizione è, mi hanno fatto firmare per essere assunta. Io ho firmato un documento dove dico che non ha pena il licenziamento, che non avrò contatti con i familiari degli utenti. Cioè, è legale. È legale sta roba. Secondo me no, assolutamente. No, ma terrorizzata no. Sta ragazza. Terrorizzata, cioè di parlare. Io volevo... no, mi sembra proprio non legale che si rivolga appunto, non c'è una rappresentanza sindacale, qualcuno che la possa... Ho capito, però mi sa che qua non ci si rivolge... Cioè, è veramente una realtà dove ogni giorno nasce un fungo di soprusi e di persone che lavorano nelle residenze, quindi... mi rivolgo a voi come di persone che lavorano nelle residenze che non hanno proprio ne manco il coraggio di parlare, paura che io gli dico non lo so, non, sono scioccata. È per quello che vi chiedo se conoscete, se è solo il sindacato che può fare, cioè dovrebbero essere i lavoratori stessi. Quindi... dovrebbe difendere e dovrebbe intervenire assolutamente, perché nel contratto non può esserci scritta una cosa. Ma mi viene in mente quelle cose che si facevano firmare una volta, ovvero dove firmavi già le dimissioni in bianco se per caso rimanevi incinta. Cioè c'è stato un periodo in cui queste cose andavano abbastanza... Io, come che dovevi essere intorno al posto di lavoro, c'erano queste cose, però non credo... E ci sono ancora, cioè io... Allora, credo che nella struttura della quale parlo i lavoratori non denunceranno, perché ci sono voluti secoli, ci è voluta la pandemia per essere assunti a tempo indeterminato per alcuni di loro, e quindi queste persone sono terrorizzate di essere licenziate e credo che non si rivolgeranno mai a nessuno. Purtroppo ho avuto l'esperienza e non è l'unica, lei, già un'altra persona mi aveva ventilato questo, ma
era una persona che conoscevo meno bene, siccome questa persona la conosco da veramente molti anni, questa cosa mi ha... la conoscevo prima che mia figlia fosse in residenza, quindi ecco perché mi ero anche permessa di parlarle, ecco. Non so se c'è qualcuno, Anna. Posso? Volevo... Sì, ah no, vai Domenico, vai. Ma io volevo confermare questa cosa, purtroppo quello che dicevo prima, che noi insieme alle organizzazioni sindacali stiamo collaborando per scardinare questo sistema, e quello che diceva la signora prima è vero, cioè dentro queste strutture, non tutte, ma in moltissime strutture, viene detto ai propri dipendenti di non avere rapporti, di non parlare con i familiari. Ripeto, io ho l'esperienza diretta di mia madre, dove è solo il dottore che parla con i familiari. Non ci sono nessuno che può parlare con il paziente. Se tu chiedi qualcosa, ti dicono devi parlare con il dottore. Neanche la caposala parla con i familiari. Questo è assurdo. Questo è il clima che si respira nell'RSA, che va, diciamo, modificato. Perché non è pensabile che un familiare non può parlare con un operatore che sta lì dentro tutti i giorni a contatto con il proprio familiare e ricevere informazioni. Non dico mediche al 100%, perché quelle mediche le dà il medico, però come sta un familiare in generale può rispondere. Certo. Queste cose, è questo che sta accadendo, quindi è una situazione che va affrontata, diciamo, e dentro queste strutture ce ne sono tantissime. Ripeto, ne conosco molte sul mio territorio, ma anche nel resto del territorio d'Italia, con i nostri associati e con i componenti di Anchise, che verifichiamo questa cosa, insomma, ecco. Non tutte, però moltissime agiscono in questo modo. Io veramente devo denunciare che a Massa Carrara c'è una mafia di altissimo livello da tutti i punti di vista. La chiamo mafia perché sto cercando di fare delle cose, trovo muri, silenzi, omertà su cose banalissime e non le trovo solo io. C'era anche un'altra piccola associazione che si occupava, diciamo, di sostegno a scuola e di anche centri ricreativi, e quest'anno, siccome era un'associazione piccolina ma che lavorava bene, di fatto gara d'appalto per riavere questi servizi l'hanno persa, probabilmente perché le più grosse, diciamo, associazioni l'hanno mangiata, cioè era una cosina che lavorava bene, quindi cioè veramente mi sembra vabbè. Basta, se succede lavoriamo affinché non succeda più e basta, cioè sono con voi, il mio gruppo di genitori è con voi, poi ve lo scriverò anche per mail, sono riuscita ad allargare il gruppino dei genitori anche ad alcuni familiari del centro diurno che c'è qui nella nostra zona e altre persone con noi che sono sensibili, quindi ci siamo, quando avevo mandato come tema di per D, lo stiamo usando noi, ci siamo costituiti in comitato di per D, ovvero visiti per disabili, pronti a diventare un'associazione qualora diventasse più utile per sostenere, per dare forza, per... Ci sarà un incontro del coordinamento settimana prossima, per cui poi fai girare la comunicazione. Sì, ve la mando per mail, ne avevo già parlato ieri sera con Alberto Giorgi e mi ha detto che manda la mail. Benissimo, grazie. Sono in contatto con allora, lui. Prima di dare grazie. La parola a Caterina, Anna, se vuoi aggiungere qualcosa. No, aggiungevo solo che sì. Rispetto a questo problema del rapporto sì. Dei familiari con la struttura, paradossalmente in Regione Toscana la bozza di convenzione che viene sottoscritta dal soggetto gestore privato con la Regione Toscana, con la ASL, ma insomma con la Regione, prevede la facilitazione della costituzione di comitati di familiari all'interno dell'RSA. Dico questo perché questa esperienza, questa roba è vecchia di diversi anni, ma è sempre attiva, di parecchi anni, ma è sempre così la vostra convenzione in questo punto.
Però nella nostra esperienza che cosa è successo? Laddove si erano faticosamente e con molte sollecitazioni costituiti dei comitati di familiari, i soggetti gestori hanno fatto di tutto per vanificarli, chiedendo, imponendo la loro presenza alle riunioni, e quindi i familiari sempre, si sentivano sempre meno liberi nell'esprimersi, eccetera. Insomma, con diversi metodi, negandoci la possibilità di incontrare come associazione, di promuovere i familiari lì dentro, e quindi siamo finiti più di una volta nelle case del popolo. In sostanza, questo elemento che la regione ha messo nella convenzione e che quindi viene vanificato, no, niente, non vuol dire niente di niente. Giulia, si sente il tuo audio, puoi chiudere per favore, Giulia? Scusate. Dico, viene nei fatti vanificato, e su questo, nonostante le ripetute denunce, non è che la regione sia intervenuta o l'ASL sia intervenuta, perché purtroppo tutto questo ambito di diritti è privo di sanzioni, è privo di sanzioni. Quindi il legislatore, la parte politica, eccetera, è pienamente consapevole del fatto che non funzionano. Perché non è vero che non lo sanno, lo sanno. Lo sanno dettagliatamente, specialmente ora dopo il Covid, almeno in Regione Toscana, lo sanno. Dov'è che si funziona benino, dov'è che si funziona molto male, dov'è che si funziona così così, eccetera. Il punto è che non intervengano un'azione di controllo e che a fronte di una richiesta laddove presente di controllo popolare, controllo dei familiari, noi avevamo fatto anche un progetto, l'ho detto tante volte in queste riunioni, avevamo fatto un progettino perché ci fosse il controllo popolare, cioè le RSA non fossero luoghi chiusi, luoghi di contenzione, luoghi chiusi, cioè fossero aperti al territorio, ma aperti come? Semplicemente perché si pensava che figure significative del territorio, il prete, il medico di base, il giornalaio, il pizzicagnolo, non lo so, facessero parte di una sorta di gruppo insieme ai familiari, ma si sa, i familiari sono sempre particolarmente esosi, insistenti, no? Quindi la realtà potesse esercitare forme di controllo, di verifica, di interazione con la gestione delle RSA. Il progettino ci fu negato, ovviamente. Perché? Perché se non si garantisce il comitato dei familiari, è già previsto nella convenzione, figuratevi voi, non ci sono strumenti per punire chi non rispetta questi diritti. Ma il legislatore lo sa che non ce li mette questi strumenti. Le leggi le fanno. Quindi sanno benissimo che non c'è penalità né amministrativa, né economica, né penale, figurati, per chi viola questi diritti. Basterebbe poco, basterebbe poco. Invece, solamente con denunce, carabinieri, NAS, magistratura, sofferenze dei familiari, vecchini che muoiono, eccetera, insomma, è chiaro che è una strada impraticabile. Però è vero quello che dice Anna Claudia, è vero, è vero. Ok, grazie Anna. Allora, Caterina. Vai. Sì, cerco di andare velocemente. Mi scuso, non c'è il video, ma va via il video, non so perché, non è colpa mia. Allora, volevo dire che sono rimasta molto impressionata, ovviamente favorevolmente, da quello che ha detto il dottor Sgromo. Immagino che lui sappia che è abbastanza eccezionale quello che ha descritto. E, lei deve aver fatto un gran buon lavoro, insomma, perché da quello che ha detto come inizio del suo esordio, no? Ha detto che, come l'ha definito, il Bronx, cos'era il Bronx, quel posto dove adesso lei lavora, no? Ecco, direi che deve aver fatto un buon lavoro, quindi può essere soddisfatto di se stesso. Ovviamente lei sa ed è consapevole che non tutte le realtà sono queste, però voi siete una materializzazione ufficiale di quello che si può fare. La situazione che c'è adesso di, diciamo, antagonismo quasi, di livore che si è creato fra alcuni familiari, non tutti, e le case di riposo a livello nazionale, direi, è ovviamente
in effetti il compimento poi di tutta una serie di tensioni, di malcontento e di incazzature che si sono ripetute negli anni, e con molti magoni mandati giù, nel senso che i familiari ovviamente col cavolo che sono coinvolti in questa cosa. Quindi questa cosa adesso dell'allontanamento addirittura fisico dai propri parenti ci ha fatto veramente incazzare in maniera consistente. Cioè, è vero che si possono cambiare le cose, ma i corsi di formazione, dottor Sgromo, che sarebbero così importanti, in realtà poi vengono fatti da quelli che sono già sensibili a certe tematiche. Cioè, la stessa scelta dei corsi di formazione che fanno è orientativa rispetto a un certo tipo di risultato oppure no. Io ho visto delle RSA dove fanno dei corsi di formazione assolutamente banali, che non servono a niente, gli OS partecipano solo perché sono obbligati, non imparano un accidente. Ho visto degli altri corsi di formazione dove prima c'è stato un prima e c'è stato un dopo il corso di formazione, con dei direttori che hanno detto esplicitamente: io mi rendo conto adesso di quanto sbagliavamo, adesso stiamo molto meglio, è cambiato tutto e quindi stiamo meglio noi, stanno meglio anche i nostri degenti. Però ci vuole anche, e siamo sempre lì, la sensibilità di partenza. Alcuni certi corsi di formazione non li faranno mai, non li vogliono fare, non gli interessa, ok? In questa ottica, sapendo che c'è questa disparità di trattamento proprio degli anziani, dei familiari e di gestione generale dell'RSA, in questo mare magnum di situazioni in cui tu non hai elementi per decidere, dottor Sgromo, lei che cosa consiglierebbe come consiglio pratico proprio, cioè di immediata fruibilità? Secondo lei cosa dovremmo guardare noi come familiari per renderci conto se una RSA o una CRA, comunque una struttura, ha le potenzialità per funzionare bene oppure no? Ci sono dei segnali? Perché qua, nell'RSA dove ho messo mia madre, c'erano degli segnali estremamente positivi inizialmente. La coordinatrice infermieristica mi ha dato un sacco di raccomandazioni, di garanzie, ha detto che gli anziani erano tutti coccolati, amati, benvoluti, eravamo tutti una famiglia, eravamo solo 40 ospiti, quindi non era una cosa mega galattica, c'erano tutti gli elementi di partenza per dire: bene, questa sarà una buona struttura. Così non è stato, quindi su cosa ci potremmo basare secondo lei? Questa è una domanda molto 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 importante. Una cosa che io credo sia utile come elemento è capire che tipo di coinvolgimento la struttura richiede alla famiglia. Meno barriere ci sono, maggiore l'inclusione, maggiore la probabilità che la struttura o la residenza che scegliamo sia quella quella che può offrire la miglior cura possibile dato il contesto. Forse un altro dato che può essere interessante, che non è un dato immediatamente fruibile, è sapere il numero, se parliamo di una struttura pubblica, il numero di dipendenti assunti attraverso contratto con agenzie di somministrazione di lavoro. Okay? Più è basso, probabilmente maggiore è la qualità della cura erogata. L'altra cosa è chiedere... Cioè, vuole dire i contratti a tempo indeterminato? Quanti contratti a tempo indeterminato ci sono? È questo che vuole dire? Sì. E l'altra cosa è farsi sempre consegnare una carta dei servizi in cui e chiedere il piano formativo. Okay? Perché è vero che la formazione ha una base di sensibilità, ma nel piano formativo ci sono anche le azioni che ogni azienda, ogni struttura può e deve mettere in atto per garantire la miglior formazione possibile dei propri dipendenti. Credo che però il punto chiave sia che non vi siano elementi di blocco, cioè che vi sia assoluta trasparenza tra ciò che si dichiara e ciò che si fa,
e la possibilità di verificare e di partecipare al processo assistenziale e di cura della persona che poi risiede in quella struttura. Questo è importantissimo, il coinvolgimento del familiare non solamente nella, nell'illustrazione di cosa ci piacerebbe fare, ma proprio nella fare insieme un percorso di cura. Non lo dicono, non lo dicono, dottor Sgrom, cioè, nel senso che ti dicono un sacco di belle cose che però poi non succedono. Cioè, quando ti presentano la struttura è una cosa, la carta servizi dice delle cose, quello che poi succede nella pratica è tutto diverso e tu ti ritrovi come familiare completamente disarmato rispetto a questa organizzazione che è molto ben congegnata, è molto solida, sono molto uniti, molto compatti e noi non abbiamo strumenti per insomma, per ottenere quello che ci hanno promesso. In realtà non otteniamo nemmeno quello che ci hanno promesso. Ok. Ok, io direi adesso non facciamo dibattito, no? A due, cioè sicuramente le situazioni su un piatto della bilancia pesano di più per situazioni di difficoltà di comunicazione, difficoltà di informazione, di difficoltà legate proprio un po' a tutta l'organizzazione, come emerge dai diversi interventi che abbiamo avuto stasera, così come abbiamo avuto negli incontri precedenti. È chiaro che noi abbiamo tutti in mente un modello di cambiamento, no? Che sia nelle strutture di ricovero con i diversi livelli, come diceva Anna, sia nel territorio, è ancora un modello molto teorico, la realtà è molto distante da questo, no? E riuscire ad aprire dei piccoli varchi che permetta anche proprio di entrare più in rapporto con gli operatori, noi dalla costituzione del nostro coordinamento che è avvenuta dal maggio dell'anno scorso praticamente, abbiamo cercato di avere tanti rapporti con personale dipendente dell'RSA e l'abbiamo ripetuto più volte come queste persone sono proprio scappate anche da semplici telefonate, semplici mail, perché erano impaurite proprio per quello che poteva succedere se parlavano, se dicevano quello che stava avvenendo, se dicevano che non avevano i mezzi di protezione, se dicevano che erano ammalati, se dicevano tutta la situazione di criticità, per cui sappiamo benissimo le condizioni che esistono all'interno. Per cui a maggior ragione il lavoro che dobbiamo fare proprio per cercare di coinvolgere tutti questi operatori con l'aiuto anche proprio in questo caso delle rappresentanze sindacali che possono avere maggiori contatti col personale è importantissimo. Vedo che c'è una domanda, Silvia non vuoi intervenire? Però io direi, sì, se Silvia vuoi farla, vuoi esprimerla tu? E sì. Perché andiamo poi verso la chiusura, stiamo un po' stando con i tempi, ok. Mi sentite? Sì, Silvia. Ok, no, volevo magari ne avete già parlato, non lo so, volevo capire questa ordinanza dell'8 maggio in riferimento al tampone e rapido da eseguire per poter andare a trovare i propri familiari in RSA. Per chi non ha ancora effettuato il secondo vaccino, volevo sapere la Regione Lombardia con chi ha fatto la convenzione, perché la farmacia comunale contattata ha riferito che con le farmacie comunali non è stata fatta nessuna convenzione e quindi volevo sapere se voi sapete a chi rivolgersi. Grazie. No, io personalmente non ti so rispondere, non so se Giulia. Posso chiedere a lì a Piccirillo con chi l'hanno fatta? E poi faccio una mail. Ok, grazie. Sì. Niente. Va bene, se ci sono altri interventi brevi, altrimenti
andiamo verso la chiusura. Ringrazio tutti quanti, ringrazio Domenico Sgromo, Elena Rugnone, Lanna che ci ha già salutato e anche Antonio, e tutti voi per la partecipazione. Come coordinamento sapete che abbiamo fatto settimana scorsa la nostra manifestazione a Bologna, che è stata molto ben partecipata e ha avuto la possibilità anche proprio di essere divulgata e abbiamo coinvolto e informato le istituzioni a partire dal Premier Draghi, dal Ministro della Salute, Ministro della Disabilità. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare la dottoressa Lubretto del gabinetto del prefetto a Bologna per portare le nostre istanze, che chiaramente erano segnate nel volantino e nel nostro documento. Abbiamo ribadito i punti sui quali noi esprimevamo dissenso, a partire proprio dalla mancanza della riapertura dell'RSA, dalla mancanza della presa in considerazione di tutte le denunce che ci sono state durante la strage, e a partire dal fatto che dentro il piano nazionale di recupero e resilienza non c'è l'attenzione che dovrebbe esserci nei confronti delle cure sanitarie domiciliari e in regime di ricovero alle persone anziane, malate, non autosufficienti. E su questo abbiamo appunto richiamato il nostro documento, che mette tutta una serie di punti sui quali noi chiediamo un confronto con le commissioni che sono state istituite a livello governativo, la commissione per la non autosufficienza e la commissione all'interno della commissione del Monsignor Paglia, così come chiediamo che a livello regionale, laddove abbiamo la possibilità, poter realizzare dei tavoli di lavoro proprio per condividere questi percorsi di realizzazione di modalità di cura assolutamente diverse dalle attuali. Abbiamo avuto alcune risposte, perché sia la presidente della commissione per la non autosufficienza, la dottoressa Livia Turco, sia la presidente della 12ª commissione del Ministero degli Affari Sociali ci hanno risposto, e probabilmente riusciremo ad avere un incontro, spero, nel mese di luglio, spero tanto. Adesso riscriveremo e risolliciteremo. Abbiamo avuto anche una chiamata in questi giorni da parte della Prefettura di Milano, che alla luce del fatto che avevamo scritto anche a tutti i prefetti a livello nazionale delle città principali, abbiamo chiesto un incontro proprio sempre un po' su tutti questi temi. Per cui stiamo muovendo, no? Stiamo cercando di entrare in un dibattito costruttivo anche proprio con le istituzioni. È importante che andiamo avanti. Settimana prossima, giovedì 8 luglio alle 17:30, faremo la riunione del coordinamento del CDSA, in modo di poter discutere appunto di tutta questa parte operativa che sta avvenendo. Di conseguenza la manifestazione del 26, in modo di stabilire bene le cose da portare avanti ora e chiaramente fare un piano anche proprio per, diciamo, il dopo estate, pensando a tutta la serie di approfondimenti che ci siamo un po' detti di fare anche per quanto è uscito da questi incontri e di questo nostro corso. Per cui vi ringrazio davvero per l'attenzione, ci rivediamo chi sarà presente settimana prossima all'incontro del coordinamento, e spero che ci rincontreremo tutti nelle diverse occasioni future. Grazie e buona sera. Grazie a te Laura. Grazie a tutti, buonasera, grazie a tutti, ciao, alla prossima. Prossima, poi mando il link per la riunione. Grazie. Arrivederci Domenico, grazie. Arrivederci. Oh, grazie. Ciao a tutti. Ciao.